trovato una cosina molto sfiziosa, dicono quelli bravi, che unisce la devozione a un personaggio molto amato dal nostro pontefice, che tanto è vero, come sappiamo, ha scelto quel nome quando, insomma, è salito al soglio di Pietro. Parliamo di Francesco e di San Francesco, perché l'editore Castelvecchi ha repubblicato da pochissimo tempo una meditazione, vorrei proprio chiamarla così, sì, una riflessione di un grande intellettuale, ma intellettuale è una parola che magari allontana, invece diciamo un grande uomo di pensiero, che è stato anche un uomo di pensiero cattolico, Carlo Bo, docente, professore, rettore, insomma un personaggio molto importante. Di grande spessore. Che ha scritto delle pagine di un candore, di una purezza, di una delicatezza, di una dolcezza e insieme di profondità sulla figura di San Francesco, e io sono andato a trovare due o tre passaggi, li abbiamo letti, abbiamo realizzato questa clip, che ci ricordano molto anche i primi, diciamo così, concetti proprio espressi da Papa Francesco. Bello. Vogliamo ascoltarci insieme e vederci le immagini di questa clip dedicata a Francesco, San Francesco. Vediamo. Vediamo insieme. È il principio stesso della nostra economia che contraddice l'idea evangelica di San Francesco. Non per nulla il suo discorso è centrato sulla negazione, non possedere, non avere, non accettare. Il che porta a dare, a fare accettare, a scovare quello che è più povero di noi. Il tema della vera Letizia è proprio questo. È lieto, è sereno chi viene lasciato fuori di casa in una notte di tempesta, chi bussa invano alla porta del convento. San Francesco di questa sua parabola domestica fa lo strumento principe della sua facoltà di individuazione spirituale. È quando il mondo ti abbandona che trovi la salvezza. E in fondo al male, ci dice sempre questo sconcertante San Francesco, questo disturbatore che abbiamo accolto in casa nostra, che sta l'unico segnale di salvezza. Meglio, nella possibilità che ognuno di noi ha di leggere il male nel senso buono, come la zattera che Dio ci getta sul nostro piccolo mare interiore. Ne consegue che la speranza non parte da noi, né dagli altri uomini, ma da Dio, che ci assegna dei compiti misteriosi. Noi culliamo, addormentiamo il povero, facciamo di tutto per liberarlo di questo manto tarlato pieno di gloria. Gli diamo qualcosa perché se ne vada al più presto. Gli concediamo qualche parola di consolazione perché non disturbi la nostra tranquillità. Insomma, è il nemico di cui ci interessa nascondere più che il volto l'intera figura. Per San Francesco il povero invece è il re, è il ghiaccio che fa sanguinare la nostra carne. Soprattutto è il volto della verità. È il volto della verità, sono parole profondissime. Il ghiaccio che fa sanguinare la nostra carne, guarda come sono materiali anche, sì. No? Ci danno proprio delle emozioni perché ci fanno sentire delle cose sulla pelle. Questo è il, diciamo così, il pregio e la gloria, vorremmo quasi dire, di quando una scrittura è bella, no? Sì. Una scrittura è bella non soltanto per la sua capacità di incantare chi legge, proprio perché ci fa sentire qualche cosa sulla nostra carne, no? Pensare al povero come una ferita che l'umanità ha. Pensiamo a quanto anche Papa Francesco ha detto: voglio una chiesa povera, no? Perché questo tema della povertà come centrale. Questo è un libricino velocissimo, questo si legge veramente in 20 minuti, mezz'ora, però poi attenzione, perché poi è invece un tempo di durata nella nostra mente, un tempo psicologico di recezione secondo me altissimo, perché è veramente, veramente una cosa che si legge con piacere, con emozione e ci lascia meditare. Con le parole che si dimenticano. Se tornasse San Francesco è anche un po' profetico, no? Sì, se vogliamo. È vero, davvero, bellissimo. Te lo passo dopo? Ma volentieri. Però testimoni tutti gli spettatori, eh. Ma si chiama Pietro. Si chiama Pietro, vorremmo quasi essere. Va bene, grazie, oggi allora dell'omaggio leggerò con piacere. Diciamo che una cosa io, si chiama Pietro, oggi proprio non possiamo scappare. Non possiamo scappare.